ci sarei arrivato. Scusa? Il reattivo con il microfono alla tavola rotonda non si è mai visto. No, non si è mai visto neanche una tavola rotonda così. Non si è mai visto niente di tutto questo, questo è ovvio, ma io cerco, posso dire, luoghi e occasioni in cui fare cose che non si sono mai viste prima. Sono molto contento di ritornare al mondo del musical, che alla fine è il mio vero habitat, per così dire. Ho intrapreso una strada molto lunga e complicata per arrivarci, passando dai Belle Storie Tese, che comunque è un'avventura che non rimpiango assolutamente, passando per il film porno, passando per il Festival di Sanremo, passando per tante cose che adesso non nomino. Però sono contento di essere ritornato al mondo del musical dopo gli Addams. Voglio ringraziare anche, anzi, il Teatro Nuovo, Vitali e tutti quelli che mi hanno dato l'opportunità poi di arrivare al musical con i miei comici preferiti in assoluto, che sono i Monty Python. No, sono alzato per fare. Io volevo. Comunque mentre parlo devo darti il lato migliore e speriamo, diciamo che è un'avventura. I Monty Python non sono molto noti in Italia. Quanti di voi conoscono i Monty Python? Posso dire tranquillamente di conoscerli, i Monty Python. Vedi che neanche voi che siete del settore conoscete tutti. Quanti, giù le mani, grazie. Quanti non hanno mai sentito, non hanno mai visto niente dei Monty Python? Bravo che lo hai ammesso. Quanti non sa, non dice? Quanti non sa, non dice? Uno, due. Ma tenete la sostanza. Astenuti, astenuti. Uno. Con le mani occupate. Non è la verità. Non mi ripeto, bravo. Non mi convincete. Quanti sono, si sono finti giornalisti? Bravo, che l'hai ammesso. Per il buffet. Niente, quindi ho detto che sono contento, sono contentissimo di travestirmi, perché poi fare il musical in realtà è solo un'occasione di travestimento professionale, non i soliti travestimenti un po' del cazzo che faccio io con i miei mezzi, che sono limitati. Qua si parla di professionisti, la sartoria brancato. Certo, è difficile poi inventarsi tutta una roba per potersi travestire, ma io affronto volentieri qualunque sforzo, pur di mettermi degli abiti seri, delle parrucche serie, insomma. È stata un'occasione poi per lavorare ancora con persone che conoscevo già e che incontrerete poi. Parlo di alcuni dei miei compagni di avventura nel musical degli Addams, che sono qui al tavolo adesso e che si presenteranno dopo, ma soprattutto sono contento perché dopo tanto tempo sono tornato a collaborare in Pianta Stabile con Rocco Tanica, che è il mio amico di una vita, insomma, con cui ho compiuto tante imprese sui palchi di tutta Italia, anche sul palco del Festival di Sanremo, anche il film porno, tante cose abbiamo fatto insieme. E poi ora lui, come spero sappiate tutti, non suona più dal vivo con noi, ma non ha lasciato il gruppo, spero che lo sappiate questo, siete aggiornati? Sì. E quindi sono contento che abbia accettato di occuparsi della traduzione e dell'adattamento di questo musical, che è un compito per niente semplice. Perché ci vuole qualcuno innanzitutto con le palle per affrontarlo questo compito, e poi anche uno che lo sappia fare, diciamo, al meglio. Per cui passerei senz'altro la parola a Rocco Tanica. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, per evitare la carnevalata del domanda-risposta, mi sono preparato una serie di quesiti che vorreste pormi e i relativi riscontri. Rocco Tanica, come stai? Come potete vedere, molto meglio. Le piacciono i Monty Python? Sì. Qual è stata la maggiore difficoltà di questa traduzione e adattamento? Rendere in italiano le sfumature del copione originale.
Ci faccia qualche esempio. Artù arriva al castello francese e chiede ai soldati il nome del loro signore. La risposta è Guy de Lombard. Guy de Lombard, non è che ricordavo mai. Vedete, in Italia non fa tanto ridere, non ha reso nessuno. Allora ho usato un nome francese più popolare da noi, Fructy de Garnier. Ridete, quindi funziona. Ma solo questo. Ma lo pagano? Ma ho difficoltà a tradurre una serie di battute sul popolo ebraico senza risultare antisemita. Se ci riesco bene, se no scrivo popolo melanesiano oppure portoghese, che come popoli sono più neutri. Oppure sposto il contesto. Ad esempio, nel finale la dama del lago dice all'ancillotto: sono stata a un bar mitzvah. E lui: ma non avete smesso di bere? Come fu vedere per la prima volta il film Monty Python e il Sacro Graal? Ah, hanno fatto il film? Me lo guardo senz'altro. Spero sia all'altezza del lavoro che stiamo facendo. Ma il musical, almeno questo l'ha visto? Ma certo, ma mi prendete per una specie di stupido. Cosa hanno detto i Monty Python della versione Made in Italy di Spamalot? Abbiamo mandato il copione, ma non ci rispondono. E non perché tanto a loro basta che arrivino gli euro. Forse è perché lo vogliono leggere con molta attenzione. Il momento più bello e quello meno bello della sua 34ennale esperienza Monty Pythoniana. Ma il momento più bello: nel 2014 è stato trovare un biglietto a peso d'oro per vederli dal vivo a Londra nella loro esibizione d'addio, prima che facesse sold out in un minuto. Il momento meno bello è stato il fatto che un'ora dopo venissero annunciate altre 10 esibizioni d'addio, ma a prezzi normali. Quindi praticamente è stata un po' una, scusatemi il termine, inculata. Grazie, non ho altre domande. Grazie a lei.